Buongiorno, buon pomeriggio e ben trovati con l'appuntamento di Lombardia Notizie Online. Oggi con noi il vicepresidente della Regione Lombardia, Fabrizio Sala. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio a tutti. Come avete già visto eh, abbiamo pubblicato sulla pagina Facebook di Lombardia Notizie Online e sul nostro sito quelli che sono i dati della giornata, i dati ovviamente sanitari. E possiamo dire che ancora una volta arrivano buone notizie per quanto riguarda i casi in terapia intensiva e i ricoverati, ovviamente positive perché diminuiscono. Sì, i dati sono in linea quindi con il trend degli ultimi giorni diminuiscono molto, sottolineerei un aspetto molto importante, siamo a 680 persone in terapia intensiva, siamo scesi di 26 in un giorno, ma addirittura rispetto al 3 aprile le abbiamo praticamente più che dimezzate, quindi ricordiamo che il 3 aprile avevamo circa 1400 persone in terapia intensiva, quindi questo significa che le misure di lockdown hanno funzionato, vuol dire che ci siamo comportati bene, questo è un plauso ai lombardi, vuol dire che stiamo reagendo in un modo molto forte a questo virus e questo è un dato eh, estremamente confortante. Come è importante anche leggere il dato che scendiamo per la prima volta sotto gli 8000 eh, ricoverati, quindi siamo arrivati a 7525 e, e sono diminuite di 956. Ecco, questi sono dati estremamente importanti è chiaro che eh, questi sono frutto anche dell'impegno, dell del lavoro incredibile, della capacità che hanno sviluppato sempre di più durante questo periodo di pandemia tutti i nostri, san, tutti i nostri sanitari, tutti quelli che operano nel settore eh, della sanità e tutti quanti quelli che hanno collaborato, fino ai cittadini comuni che hanno avuto questa grande pazienza nel rimanere in casa e nell'osservare le norme e nell'usare il buon senso per osservare tutte le norme che sono state emanate da governo e da regione, Pier. Ecco, e tra i comportamenti virtuosi cui faceva riferimento il vicepresidente Sala c'è eh, sicuramente quello dei cittadini lombardi anche eh, relativamente alla ormai famosa applicazione Allerta LOM che ci permette di eh, monitorare eh, la situazione del virus in Lombardia. Sì, eh, ricordiamo due cose e poi diamo dei dati estremamente interessanti. Ricordiamo che eh, allerta Lom è un'applicazione della Protezione Civile che avevamo già da diverso tempo, che è stata aggiornata con il questionario eh, coronavirus che chi la scarica può anche ottenere delle informazioni relative al coronavirus, perché chi attiva le notifiche può ricevere eh, dei messaggi che eh, vi tengono aggiornati sistematicamente su quelle che sono le informazioni rispetto a questa, a questa pandemia. Siamo, abbiamo superato ormai un milione duecentomila cittadini che hanno compilato il questionario e siamo arrivati a quasi 3 milioni di questionari compilati. Ora vi dobbiamo chiedere questo sforzo importante, e poi vi farò vedere perché vi chiediamo questo sforzo, cioè lo sforzo è quello di compilare il questionario tutti i giorni, compilarlo tutti i giorni anche se non cambiano i sintomi, anche se effettivamente qualcuno ci dice sì ma ci vogliono sempre quei dieci minuti per rispondere a tutte le domande, eccetera, però è molto importante che lo facciate, è molto importante che comunichiate anonimamente questi sintomi che avete se state andando al lavoro o no. E perché da questo noi ricaviamo dei dati importanti non solo per avere una fotografia attuale, ma per vedere proprio come evolve il, i, sintomi, eh, legati, come evolvono i sintomi legati al Covid. Vi ricordo che il sintomo che abbiamo trovato di più è quello della dissenteria, a cui. Eh, ci hanno risposto il, quasi il 14% di quelli che hanno compilato il questionario. Così anche l'alterazione del gusto e dell'olfatto, che è uno dei sintomi eh, tipici eh, del Covid. Attenzione: non tutti quelli che hanno questi sintomi hanno sicuramente il Covid, perché questo è uno strumento statistico, non è uno strumento sanitario. però controllando tutti i vari sintomi, riusciamo ad avere un'idea la più veloce in assoluto, perché. Il dato del tampone, sapete, è fatto solo su una piccola parte perché i reagenti sono solo al massimo 12.000 al giorno. Sapete che in questa emergenza è difficile recuperare reagenti. Bene, il dato, la fotografia istantanea, un dato statistico ce lo dà questa applicazione. volevo farvi vedere questo grafico, perché è un grafico positivo. Cioè, qui vedete come, eh, come gli utenti di questo questionario che hanno almeno due sintomi, siano diminuiti dal 6 aprile al 24 aprile. Quindi vedete il 6 aprile sulla fotografia del 6 aprile i eh, comuni in rosso che accusano un aumento del 13% dei sintomi, via via fino al colore più verde addirittura che è una diminuzione del 4% dei sintomi. Vedete come la fotografia del 14 aprile sembra simile, ma è in diminuzione, e vedete come il 24 aprile addirittura la Lombardia si tinge tutta, quasi tutta, di verde scuro e quindi abbiamo questa forte diminuzione di sintomi legati al Covid. E questo ci fa dire che la situazione è in miglioramento in, in questi giorni. Questo poi sapete che è un dato che noi forniamo sia al sistema sanitario che lo incrocia con i dati sanitari sia alla comunità scientifica perché possa poi elaborare tutto quello che serve. Perché è importante questo dato? Lo sottolineiamo ancora perché durante la fase 2, cioè la parte cruciale della fase 2 che comincerà con il 4 maggio, durante quella fase... Avere i questionari compilati e monitorare la situazione per noi è un dato estremamente importante per controllare il rischio se sta aumentando o diminuendo. Quindi grazie alla vostra pazienza, grazie a tutti i cittadini che hanno fatto questo, grazie a tutti quelli che sono riusciti a creare questa applicazione. Ricordiamolo che è stata fatta proprio all'interno di Regione Lombardia che è di nostra proprietà, che i dati sono anonimi e sono conservati su un server pubblico, quindi rispetta tutti i criteri della privacy, ma grazie soprattutto a voi che avete avuto e che avrete ancora la pazienza di fare quello e che aiuterete noi e voi a lottare contro questa pandemia. Si dice dunque che si va verso questa fase 2, noi in Lombardia la chiamiamo nuova normalità e oggi, proprio poco fa, anche per questo abbiamo iniziato con un quarto d'ora di ritardo, è terminato il tavolo degli Stati Generali, il patto per lo sviluppo, dove siedono un po' tutte le categorie produttive e sociali della Lombardia, dove appunto si è discusso eh, su quella che appunto sarà una nuova normalità su questa famosa data del 4 maggio. Sì, ne abbiamo titolato questo progetto La Nuova Normalità, perché. Passiamo da una fase in cui il virus ci ha aggredito, ci ha steso, quindi ci siamo dovuti difendere e difendere un, nell'unico modo che conoscevamo, nell'unico modo scientifico, cioè quello del, dell'isolamento sociale, a una seconda fase che è la fase di reazione, è la controfessiva al virus. Eh, perché questo? Perché noi non possiamo sicuramente. Eh, e non dobbiamo morire di covid ma non dobbiamo neanche morire di fame. Noi dobbiamo riuscire a reagire, a lavorare, a, eh, a far sì che eh, le persone che fanno fatica oggi ad arrivare alla fine del mese ci possano arrivare in tranquillità per, per riuscire a far riprendere il nostro sistema. Ricordiamo che la Lombardia rappresenta quasi un quarto dell'economia italiana. Far riprendere la Lombardia vuol dire far riprendere anche tutto il resto d'Italia, perché sapete che la Lombardia contribuisce per parecchio al bilancio eh, nazionale, bilancio nazionale che poi è quello che investe risorse in sanità e quant'altro, quindi in servizi alla popolazione. Quindi questo circolo virtuoso è importante che riparta, ma che riparta con sicurezza. E allora ecco, questo tavolo è importante perché... Intorno a questo tavolo si sono riuniti tutti gli attori principali, tutti quelli che rappresentano la comunità economica, la comunità sindacale, quelli che rappresentano il terzo settore, il privato sociale, il volontariato, anche i capigruppo del, del Consiglio regionale, quindi anche eh, la parte politica e anche le università, insomma il mondo della Lombardia rappresentato. E insieme a loro stiamo facendo un lavoro che si va ad aggiungere al lavoro che fa il governo con il comitato scientifico e quant'altro. Noi siamo estremamente prepositivi. Questo lavoro continuiamo a inviarlo al governo prima che prenda dei provvedimenti perché possa essere utile la realtà di una zona così importante, così infrastrutturata, così economicamente ricca e anche così densamente abitata come la Lombardia come metro per riuscire a prendere delle decisioni efficaci che possano servire alla Lombardia ma anche al resto del Paese. Quindi questo tavolo eh, si è concluso con una ricognizione generale e poi dopo continuerà perché durante la fase 2 dovremo monitorare nei diversi settori che cosa succede per vedere se dobbiamo modificare qualcosa, se dobbiamo suggerire di modificare qualcosa. O se possiamo proseguire con, con le attuali, le, gli attuali permessi di poter eh, operare, soprattutto per quanto riguarda le attività produttive. In merito alle disposizioni annunciate ieri dal Governo, Regione Lombardia si sta già muovendo. Un tema particolarmente caro alla Giunta regionale e che va analizzato nel dettaglio in vista del 4 di maggio. È quello della famosa mascherina o comunque del coprirsi il, le vie respiratorie con un foulard o con una sciarpa. Sì, diciamo che anche questo sul DPCM non è chiarissimo eh, perché ci sono due punti in cui se ne parla, si parla anche di eh, obbligo di mascherina, o meglio di questa mascherina da comunità che bisogna poi che il governo chiarisca e penso che lo farà nei prossimi giorni rispondendo alle domande a, a che cosa intende. Diciamo che in una zona dove il contagio è così forte come è stata la Lombardia, noi abbiamo preso esempio anche da altre aree nel mondo dove è stato così forte e l'obbligo di coprirsi naso e bocca è di fondamentale importanza. Quindi noi riteniamo che uscire all'aperto oggi è fondamentale per proteggere gli altri, quindi l'abbiamo chiamato distanziamento solidale anche, quindi chiamiamoli anche mezzi di protezione solidale, è d'obbligo mettersi un, un indumento, comunque la mascherina qualora è possibile, la mascherina di tipo chirurgico, perché questo protegge gli altri, sarà come vedete è in obbligo sui trasporti pubblici, è in obbligo in alcuni ambienti chiusi come i supermercati, noi riteniamo che anche Nell'uscire nell di casa e quindi quando avremo più movimento e quindi si potranno incontrare diverse persone, coprirsi il naso e la bocca, come d'altronde è avvenuto in tante parti del mondo, sia una questione assolutamente da osservare. Altre due tematiche che hanno acceso il dibattito in queste ore e che Regione Lombardia sta guardando e monitorando con attenzione sono quelle appunto del ritorno al lavoro. Ci si chiede, ma se il papà e la mamma devono andare a lavorare, i figli non possono andare né a scuola né all'asilo, come facciamo? Ecco, questo è un tema molto importante perché noi riteniamo che le attuali misure poste in essere non sono sufficienti a rispondere a questo problema, ma lo diciamo ancora in modo propositivo e non per far polemica. Però segnaliamo che ci sono tantissimi casi di genitori che dovranno andare a lavorare, quando si dice dovranno, nel senso che magari fanno dei lavori assolutamente necessari, magari continuano i loro turni all'interno degli ospedali piuttosto che in lavori essenziali, magari hanno delle professionalità le cui imprese non possono fare a meno e quindi qui occorre uno strumento che intervenga, quindi c'è da pensare anche alla, non solo al congedo parentale ma anche al ruolo di alcune persone che possono accudire i figli o comunque bisogna studiare un sistema per cui i bambini vengano accuditi. Su questo dobbiamo per forza dare una risposta, lo abbiamo detto in cabina di regia con il governo, lo diremo. Eh, lungo tutta questa settimana in attesa della ripresa e mi auguro che insieme riusciamo a trovare una soluzione. Così come un altro tema che fa molto dibattere è stato quello eh, relativo alle funzioni religiose, anche qui Regione Lombardia sta cercando di dare risposte. Ed è di oggi la notizia che eh, la Regione, attraverso il Presidente, ha preso appunto contatti con la Prefettura, col Comune di Milano e con l'Arcidiocesi di Milano per capire un po' in generale su tutte le funzioni religiose come si può agire. Ma si è parlato spesso di libertà, di libertà limitate per necessità e poi di libertà acquisite. Eh, si è parlato sul tavolo anche di diritti, no? sul tavolo degli stati generali della Lombardia. Beh, il diritto della, alla libertà di culto eh, diventa un diritto fondamentale. Allora la domanda che ci siamo posti noi è ma in sicurezza, cioè con la medesima sicurezza con la quale alcune attività produttive riprendono, non è possibile eh, autorizzare alcune cerimonie eh, religiose? Beh, allora, se le misure di sicurezza sono uguali o superiori a quelle delle attività produttive che riaprono, e quindi rispettano determinati protocolli, noi ci siamo detti perché no? Anche perché la fede, credere, è qualcosa di importante e forse rappresenta un po' di più che una semplice scritta su una Costituzione. Bene, eh, diciamo quindi. E chiudiamo questo appuntamento ricordando che il dato positivo della giornata è che si è sceso addirittura sotto le 700 terapie intensive, 680 come ha ricordato il vicepresidente Fabrizio Sala. Il 3 aprile eravamo quasi a 1400, quindi una nota positiva che fa ben sperare. Lascio l'ultima parola al vicepresidente Sala per un saluto e per un arrivederci a domani. Un saluto. Eh, con eh, un impegno, un impegno da parte di tutti a far diminuire i dati eh, sanitari che ogni giorno vengono pubblicati, a far diminuire i dati del contagio e prima possibile ad azzerare il numero dei decessi, che è ancora un numero che eh, ci colpisce sempre di più a noi e alle famiglie che hanno purtroppo questo dolore eh, nelle loro case. L'impegno è un impegno forte. L'impegno a rispettare le regole, ma soprattutto ricordiamolo: l'impegno è il buon senso da parte di tutti noi. Quello che il 4 non torneremo alla normalità, noi torneremo a una vita diversa. Tanto più saremo capaci di proteggere gli altri e poi noi stessi, tanto prima ci solleveremo e se volete potremo essere anche un esempio per altre parti del mondo che oggi vedono questa pandemia prendere sempre di più. Grazie sì. e buona serata a tutti.